Ciao a tutti gli amici di ExtremeHardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione il DM1 FPS, il nuovo mouse da gaming prodotto dall'azienda polacca Dream Machines. Nei mesi scorsi abbiamo già analizzato il DM1 Pro, quindi i due mouse possiamo dire corrono su binari paralleli, in quanto il design è lo stesso, soltanto nel DM1 FPS troviamo nuove colorazioni, un nuovo sensore ottico che è un 3389 rispetto a un 3360, sempre di produzione Pixel. E qualche altra modifica che vedremo nel corso di questo unboxing e leggerete nella recensione scritta sul nostro sito. Per quanto riguarda la confezione, è una confezione classica, di forma rettangolare, colorazione bianca. Troviamo la forma e per così dire l'immagine del prodotto, il nome del prodotto, la colorazione del prodotto stesso nella parte frontale. Lateralmente troviamo altre immagini, disegni della forma del mouse e nel retro della confezione troviamo l'ulteriore immagine e disegno del prodotto con il tipo di sensore e DPI massimi che sono 12.000. All'interno della confezione troveremo semplicemente e come sempre, per chi avesse già letto la recensione del DM1 Pro, i tre MOSFET di ricambio, un manuale di istruzioni ed infine troviamo direttamente il mouse da gaming che è il DM1 FPS. Dando uno sguardo più da vicino possiamo osservare come sempre il medesimo design, adotta una scocca di derivazione dello Series Sensei come abbiamo già detto per la recensione del DM1 Pro. La versione che abbiamo ricevuto è quella in colorazione rossa con una finitura glossy, quindi come possiamo vedere rispecchia un po' tutte le luci che stiamo utilizzando per effettuare questo video unboxing. Le dimensioni sono sempre medie, le prese possibili sono una claw grip oppure una fingertip, eventualmente chi dovesse avere una mano più piccola potrebbe essere possibile anche una palm grip. Nel dorso del mouse troviamo il logo della Dream Machines, nella parte frontale superiore troviamo un tasto per lo switch dei profili DPI da 400 fino a 12.000. Una rotellina di tipo cliccabile con l'illuminazione RGB, controllabile da un software di gestione che è stato integrato in questa versione del DM1 FPS, che ci permetterà di variare anche i profili DPI, il polling rate e qualche altra impostazione. I due switch principali, dei tasti principali, sono dei Wano. Sono degli switch leggermente più duri rispetto agli Omron, però sono comunque qualitativamente ottimi. Spostandoci nel lato di sinistra troviamo questa scanalatura con una finitura leggermente soft touch, due classici tasti con un buon feedback. Complessivamente il DM1 FPS va ad aggiornare anche qualche problema per quanto riguarda i click dei tasti principali di quelli laterali che è intercorso con il precedente modello. E nel lato di destra troviamo la solita scanalatura per migliorare l'impugnatura. Ovviamente non troviamo tasti laterali, è un mouse ergonomico ma non ambidestro. Posizionandolo frontalmente possiamo osservare meglio la sua forma e design. Spostandoci invece nel lato inferiore troviamo i tre MOSFET, di cui due angolari nella parte inferiore e uno superiore, e un adesivo con altre informazioni. Quasi al centro troviamo il sensore ottico che abbiamo detto essere un Pixart PMW3389 da 12.000 dpi massimi. E per quanto riguarda il cavo, questa volta troviamo un cavo molto più flessibile rispetto alla precedente versione, possiamo dire quasi essere un paracord, quindi un buon mouse che è ideale per molti videogiocatori di FPS che richiedono un mouse abbastanza flessibile e che non si blocchi durante lo scorrimento del mouse sul tappetino. Infine troviamo un classico connettore placcato oro. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardo.com, dove troverete come sempre ulteriori immagini dettagliate del prodotto, le nostre considerazioni, i nostri test e tutto quello che concerne il prodotto in oggetto. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.